Entusiasmo, un giocatore in più, perfino una benedizione. La Triestina ha tutto per potersi replicare questa domenica nel campo del Cordenons, formazione friulana già incontrata in Coppa Italia ma che ora sarà avversaria in campionato. L'entusiasmo è dato dalla prima vittoria maturata nel turno casalingo di domenica scorsa contro la Pievigina, il modo migliore per iniziare il cammino della Serie D, ma pur sempre una sola sfida che ha dato alcune buone indicazioni riguardo il gioco dei ragazzi di Andreucci. Poi il nuovo innesto, si tratta di Luca Di Dionisio, volto noto per l'ambiente triestino in quanto ha già fatto parte della rosa dell'Unione nella passata stagione, risultando uno dei più positivi. Centrocampista jolly che può stazionare davanti la difesa, ma che può anche giocare da mezzala nel centrocampo a tre. Un elemento utile in termini numerici, visto che durante il campionato, fra squalifiche e infortuni, non sono nuove le situazioni in cui alcuni reparti vanno inventati, spostando giocatori da un ruolo all'altro. In tal senso, invece, Milanese e il suo staff hanno puntato su un ragazzo che conosce già l'ambiente e cui si conoscono già le caratteristiche. Infine, la benedizione. Questa mattina, nel corso della rifinitura in vista dell'impegno di domani, nel manto erboso dello Stadio Rocco, Monsignor Ettore Malnati ha fatto visita alla squadra, impartendo una benedizione speciale alla rosa e allo staff al completo. Nel discorso ai giocatori, il sacerdote si è soffermato sui concetti di lealtà sportiva e di rispetto reciproco fra gli stessi e nei riguardi dell'allenatore, che devono essere alla base di ogni struttura sociale e ancor di più nel mondo dello sport. L'augurio finale di Don Ettore è stato quello di condurre un campionato pieno di successi e di soddisfazioni, sia personali che professionali.